Io sono Talo. Questa è Parigi. E questa è la Champions League. Oggi, direzione Parigi. Arrivati. La vera domanda è come arriverò in albergo? Vediamo. Le magnifique. Piccola, economica, spaziosa. Piccolo un tour, voto 7. Alla fine è carina, piccolissima. Andiamo al bagno, con la doccia, c'è tutto. Ciao. È finito il room tour. Però alla fine è dietro allo stadio. Ci sta. Dato che la situazione nel girone è più o meno questa qui che vedete alla mia sinistra, abbiamo PSG e Benfica entrambe ad 8 punti, mentre Juventus e Maccabi Tel Aviv solamente a 3. Quindi il Benfica cercherà a tutti i costi la vittoria per prendersi il primato nel girone oggi. Il PSG deve per forza rispondere, anche perché c'è sotto la lotta eliminazione barra Europa League tra Juventus e Maccabi. Riuscirà la Juventus nell'impresa? Lo scopriremo dopo la partita. Allora, mentre ci camminiamo verso il Parco dei Principi, volevo farvi una domanda, perché effettivamente anche per me è la prima volta questa sera che vedrò giocare insieme Messi, Neymar e Mbappé. Ma scrivetemi qui sotto in un commento e ovviamente lasciate anche un pollicione se ancora non l'avete fatto, quindi mi raccomando lasciate un like. Qui sotto nei commenti, secondo voi era più forte Messi, Suarez, Neymar o Mbappé, Neymar e Messi? Fatemelo sapere qui in un commento. Secondo me la MSN era la più forte in assoluto. Già tutto strapieno di polizia, ovviamente. Tutta questa presenza di polizia, quanto sembra, da quello che ho capito, perdonate il mio inglese ovviamente, è dovuto a una rivalità tra etnie religiose. Mi sembra di aver capito così. Comunque, adesso che vado a casa approfondirò. Noi siamo arrivati al Parco dei Principi. Questa è la fila chilometrica che devo farvi. Fantastico. E guardate qui, che ambientino. Sono stracasato a mille, guardate che bello, tutte le paninoteche, c'è tutto a tema PSG. Perché basta così poco per emozionarvi? Io non lo so, datemi uno stadio e io sarò felice. Ed eccoci qui al Parco dei Principi. Ci sono già alcuni giocatori in campo, non riesco a riconoscere solo del PSG, ma mi sembra di sì, credo di sì. Adesso andiamo a prendere il nostro posto, ma un giorno saremo in tribuna d'onore anche al Parco dei Principi, ve lo prometto ragazzi. Posticino e niente, ce la vediamo proprio da qui a bordo campo. Niente, sono andato a prendere popcorn 3-1, Paperone di Donnarumma, hanno detto
uscito tipo a vuoto, ma vabbè, tanto qui è solo da condire la torta e basta. Finisce il primo tempo, chapeau totale del Paris Saint-Germain che distrugge il Maccabi e si porta a casa il primo tempo 4-1, il secondo che attaccano sotto la porta nostra da parentesi, vedremo. E appena mi distraggo un secondo, segna il Maccabi. Completamente senza senso questo gol. Raghi, è la maledizione questa, la maledizione della pulce. Ma che gol ha fatto Mbappé! Che golazzo! Il gol più bello sotto i miei occhi e poi il più bravino. Non ho manco il tempo di riprendermi. 6-1 mi sembra. Scende tutto lo stadio per vedere la punizione al limite di Messi. Piove. No, non lo dico a un brother, piove. Sto tornando a casa, dovrò passare tipo in mezzo alle favelas di Parigi. Se vedrete questo video è perché ce l'ho fatta. Se non vedrete il video è perché non ce l'ho fatta. Ci vediamo, spero, settimana prossima con un nuovo video. Come sempre qui dal Buon Tallo è tutto. This is Parigi.